A correre a Padova più che nelle altre città del Veneto è cosa certa, i dati lo raccontano giorno dopo giorno. È altrettanto vero però che non c'è pressione ospedaliera. I 79 ricoverati ad oggi con Covid, molti dei quali in corsia per altri motivi e risultati positivi per caso, a livello sanitario sono gestibili, ma che la Pasqua, i pranzi in compagnia, le scampagnate di Pasquetta non rappresentino occasione per far correre ancora di più un virus che oggi, grazie alla campagna vaccinale, specifica il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, è meno aggressivo. Anche oggi il bollettino parla di 6.800 positivi in Veneto, ben 1.200 sono a Padova. Teniamo a portata di mano la nostra mascherina, evitiamo per quanto possibile gli assembramenti, facciamo questa misura, attuiamo questa misura del distanziamento sociale, cambiamo spesso la mascherina che è importante e queste sono quello che possiamo fare, insomma, in questa fase. Ci sono quattro pazienti ricoverati in terapia intensiva. L'anno scorso la situazione era ben diversa, la campagna vaccinale non era ancora di fatto neppure a metà strada. Un anno fa, 15 aprile, quindi un anno fa, noi avevamo in terapia intensiva 35 persone, oggi ne abbiamo 4. Avevamo ricoverate nelle aree non critiche 120 persone circa, oggi ne abbiamo ricoverate una sessantina, quindi 154 ricoverati in totale l'anno scorso, 79 quest'anno, ma con quadri clinici completamente diversi, molto meno gravi. Ora c'è un elemento che preoccupa, la scarsa adesione alla somministrazione della quarta dose di vaccino. I soggetti fragili, coloro che presentano più patologie, gli ultraottantenni chiamati. Ebbene, l'ultima raccomandazione di Dalben, prima della Pasqua, all'insegna della responsabilità, non esitate, vaccinatevi.